Allora, siamo qui con Lorenzo. Lorenzo. Che dici Lorenzo di questa esperienza che hai vissuto al Reset? Perché sei venuto? E cos'è che poi hai trovato? Allora, io sono venuto perché sono alla fine anni che arrampico, un paio d'anni sicuramente, qualcosa di più, e avevo delle mie problematiche. Che possono essere dal paura del volo alla incapacità tecnica a più problematiche. E sentendo per telefono Marco nei giorni scorsi e ci siamo accordati su cosa poteva essere per me un buon inizio e cosa potevo trovare, e sono venuto qui giù a Roma e ho trovato in realtà più di quello che mi aspettavo. Mi aspettavo qualcosa molto molto più mentale e poco pratica. E invece è stato più pratico di quello che pensavo. E mi ha stupito in bene, mi ha stupito in bene e come ho detto ho trovato più di quello che cercavo, che è una cosa rarissima quando trovi di più di quello che cerchi. Ecco, Diciamo che il dubbio è che magari hai trovato troppo. forse sì, forse perché comunque anche se relativamente in poco tempo, perché ci siamo visti solo per 2 giorni, le informazioni che ti vengono date sono tante. Diciamo che lui ora ha visto, diciamo, ha avuto l'impostazione, poi ora ci sta quello che ho detto anticipatamente, diciamo, l'arricchire la relazione fra di noi e cercare di mantenere e sviluppare quello che ha appreso. Per quello poi infatti c'era Beatrice che l'ha ripetuto, infatti lei ora a fine settimana fa l'altro corso di voli, perché Ah, ok. comunque se viene giù io faccio comunque sempre un ripasso. Quindi ricalco, ridefinisco il passo in maniera tale che dopo sei pronto A fare per un quello altro. dopo, sì. Che poi è il concetto di quella roba lì. Quindi sei contento? Molto, molto. Sono molto contento. Senza ombra di dubbio. Grande. Ma diciamo cos'è che secondo te è stata la chiave di questo reset? Allora, qui dico per me. E anche molto la sicurezza che dai tu, cioè fai comunque racconti quello che hai vissuto e come poi ti sei relazionato con quello che hai vissuto, quindi ci metti del tuo, non è solo teoria campata per aria, cerchi di far fare comunque anche guardando con chi è davanti un suo percorso, e questo è molto importante perché non dai delle nozioni ad hoc, cerchi di capire cosa serve alla persona in quel momento. Tipo oggi che siamo venuti in falesia e dopo che ti ho raccontato che problematiche avevi, sei riuscito ad aiutarmi ad arrivare a farmi tenere tranquillo e farmi stare con la testa, che è una cosa che non riuscivo a fare da tempo sulla roccia. E sono stato molto contento. Oh, grande, grande. Vabbè. Grande, Tutto grazie. Ciao ragazzi. qua. Ciao ciao.